Un cortometraggio con una storia d'amore e d'amicizia, quello realizzato da un gruppo di studenti perugini che sognano di essere i protagonisti di un musical. Ce ne parla Serena Scorzoni. Loro il sogno di prendere parte a un musical l'hanno già realizzato, si chiama School Studios, è un cortometraggio scritto e pensato tutto da questi ragazzi tra i 14 e i 18 anni, sceneggiatura, musiche e coreografie. Sono in 60 e sono stati selezionati grazie a un casting qualche mese fa, frequentano diverse scuole di Perugia, hanno talento, passione e voglia di sperimentare. Sono andato dove facevano le audizioni appunto e ho provato. Dopo, con il tempo, si è iniziato a ballare, ci siamo incontrati, è nata tutta questa cosa. E eccoci qua, siamo quasi arrivati alla fine. La storia sarebbe di una scuola di ragazzi che, diciamo, è una scuola di arti e quindi abbiamo sia cantanti che ballerini e, diciamo, ogni genere. La difficoltà è stata organizzarci, metterci d'accordo e fare qualcosa di concreto. E ci siete riusciti? Sì. Il progetto, nato dalla collaborazione tra le ACLI provinciali di Perugia e l'Associazione di Volontariato Perugia per i Giovani, è stato finanziato dalla Regione e ne è nato questo corto che racconta una storia d'amore, le amicizie di questi ragazzi e soprattutto i loro sogni. Sono molto sognatore e mi sono inventato all'inizio, questa storia era leggermente diversa, poi anche grazie all'aiuto di altri ragazzi è stata modificata in meglio. Sofia, questa scena che abbiamo visto adesso, che cosa racconta? Beh, diciamo che in un qualche modo è la realizzazione di tutto il cortometraggio, perché è lì, diciamo che è anche la scena più importante in un qualche modo, perché è appunto la realizzazione del sogno di tutti questi ragazzi. Io in questa storia interpreto il ruolo di Andrea, il protagonista. È un ragazzo non molto simile a me, alla mia personalità della vita reale, e è un personaggio un po' strano, a volte un po' scontroso, ma che tutto sommato alla fine dentro di sé riesce a trovare un qualcosa che lo fa cambiare. Sì, è un musical, diciamo, canto, ballo, recitazione.